Che significa acquistare una casa con la consegna differita? Quali sono i rischi che eventualmente si corrono e soprattutto come evitare di correre dei rischi in queste compravendite? Innanzitutto, cosa significa acquistare una casa con consegna differita? Significa sostanzialmente acquistare una casa oggi, ma il possesso effettivo di quella casa ce l'avrai a una data successiva al rogito di compravendita. Succede ad esempio spesso quando la parte venditrice ti chiede tempo per lasciare la casa perché devono acquistarne un'altra, o quando all'interno della casa ci sono degli inquilini in scadenza di contratto. Naturalmente tutto stabilito per iscritto sul rogito di compravendita. E cosa potrebbe accadere? Semplice, che qualcuno non rispetti gli accordi. I venditori non hanno trovato una casa adeguata da acquistare, gli inquilini non lasciano la casa perché non sanno dove andare. E cosa succede? Si va a litigare. Non è raro vedere atti di compravendita che prevedono e contemplano la consegna differita. È purtroppo però raro vedere per iscritto stabilito cosa accadrà se qualcuno non rispetta gli accordi. Ed ecco perché si va a litigare. Allora come evitare di litigare? Ad esempio lasciando una somma in deposito in custodia dal notaio. Una somma che la parte venditrice incasserà solo al momento della consegna delle chiavi. Ti devo 100, ti do intanto 80, 20 te le darò quando tu mi consegni le chiavi e il possesso della casa. E che ne dici di stabilire anche una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nella consegna? 100 euro al giorno per ogni giorno di ritardo. Hai fatto 10 giorni di ritardo nella consegna nel lasciare la casa? Ti dovevo 20, eccotene 19. Ma ti dico di più, la casa che ti verrà consegnata dovrà essere una casa che ha mantenuto le stesse caratteristiche di conservazione di quando l'hai vista tu. La stessa casa che hai deciso di acquistare. E se qualcuno nel liberare la casa dovesse andare ad alterare questo stato di conservazione arrecando dei danni? Quindi, ok alla consegna differita, ok al deposito di una somma dal notaio, ok alla penale giornaliera per eventuale ritardo, qualche giorno prima della data in cui ci si rivedrà dal notaio per la consegna delle chiavi, una tua ultima visita per andare a constatare che la casa abbia mantenuto le caratteristiche di conservazione che ti erano piaciute. È una questione di metodo, ci vediamo dall'altra parte.